Su impulso degli assessorati alla scuola e alle politiche sociali, l'amministrazione comunale ha realizzato una ricerca nelle scuole del primo ciclo di istruzione per conoscere in maniera dettagliata il numero di alunni con disabilità o con disturbi speciali di apprendimento. La rilevazione ha coinvolto 125 istituti didattici del territorio, statali e comunali, ed ha messo in evidenza la presenza di diversi casi differenziati per tipologia, ordine di scuola e municipalità. Credo che sia fondamentale conoscere con precisione, sin dai primi anni della vita, la situazione in particolare mentale, psicologica e quindi fisica dei nostri bambini. E certe volte manca un approccio corretto. Cioè, alcune anche patologie, oltre a essere un tema drammatico per una famiglia, diventano anche una marginalizzazione sociale. Dalla ricerca vengono fuori dati interessantissimi da tutti questi punti di vista, sia sulla polarizzazione territoriale di alcune disabilità, sia sulla crescita esponenziale di alcune tipologie di disabilità nella scuola dell'infanzia, il che significa che nella nostra città bisogna prendersi in carico, sin da questo momento, bambini che saranno nel sistema scolastico per altri 15 anni. Obiettivo dell'iniziativa, realizzata con il contributo del professor Paolo Battimiello, è mettere in campo azioni e strategie per l'inclusione attiva degli alunni con queste problematiche in sinergia con le scuole, i distretti sanitari e le associazioni che si occupano di disabilità. Questa fotografia della città, delle scuole e dei territori ci dà l'opportunità di programmare insieme anche delle politiche sociali, oltre che politiche per la scuola, quindi integrare insieme tutte quelle che sono le politiche per i nostri bambini e per i nostri ragazzi e anche integrare il lavoro delle diverse istituzioni. Questa forse è una vera criticità, cioè quella della mancata programmazione che non sempre riusciamo a portare avanti e che invece risulta indispensabile nella lettura prima dei dati e poi nella programmazione ed eventualmente riprogrammazione delle azioni che noi mettiamo in campo. Abbiamo intenzione di far partire oggi, finalmente, dei percorsi di inclusione scolastica e sociale di questi bambini, conoscendo dove sono, come sono, che età hanno, in quali territori si collocano, proprio perché questo serve a promuovere una nuova cultura dell'inclusione.